E bentornati, incredibile, su Palworld, pazzesco e assurdo, oserei dire. Calcolate per me oggi una full giornata di registrazione di Palworld, perché forse riesco a registrare 3 episodi. Metà mattina andata via per trasportare questa base da lassù a qua sotto. Ci ho messo una vita a spostare tutto, ragazzi, non avete idea. Poi ho registrato l'episodio scorso, che è l'episodio 5 se non sbaglio, dove abbiamo sconfitto il primo boss. Era una waifu gnagna atomica. Non ho capito bene se di fatto era una torre, tra virgolette, tutorial, perché era facile. Io non so se ci sono andato over livellato, perché secondo me se quell'affare lo fai che non hai neanche lo scudo scrauso che c'ho io, effettivamente ti fa parecchio danno. Noi l'abbiamo veramente distrutta e abbiamo costruito questa roba incredibile, che siamo usciti da un futuro incredibile, che ci permette di sacrificare piccoli palle per rendere il nostro palper scelto più forte. Vi ho spiegato la delusione che è stata sprecare tutte quelle risorse per costruire quella bellissima casetta dove poter far accoppiare i palle, ma non ho la torta, perché in questo gioco se non hai le torte evidentemente i palle non si accoppiano, hanno bisogno di mangiarsi una torta per fare un po' di bunga bunga. Questo episodio costruirò la balestra subito e andremo all'esplorazione pazza, quindi proprio andremo a esplorare proprio assurdo, incredibile, vedremo cosa troveremo, forse troveremo nuovi pal. Poi se riesco vorrei registrare anche un altro episodio dopo questo, però è tardino oggi, vediamo cosa riesco a combinare incredibile, ho perso un botto di tempo a cambiare la base. Allora, prima cosa mi vorrei fare elmetto e balestra, facciamoci subito l'elmetto, vai, così almeno abbiamo un'arma sus nuova. Ogni palla ha i suoi, tra virgolette, talenti, no? E lui ha 5 cose, però sono 5 cose utilissime, tipo trasporto. Ma tutto sto scoiattolo, è assurdo. Come ad esempio il cervo è bravo solo in una cosa, cioè livello 2 di falegnameria invece, no? Ok, abbiamo l'elmetto. Ora mi chiedo, secondo me la balestra andrà con le stesse frecce? Ci sono frecce da balestra? No, io penso le frecce siano le frecce. Che ci faccio con queste 400 frecce? Potremmo fare con un sacco di sfere pal verdi, però insomma, per adesso non abbiamo mai incontrato creature che sono immuni alla sfera azzurra. Probabilmente le incontreremo, ci sarà qualche boss che vedrai. Ma ci facciamo pure l'ascia di metallo? Ma sì, facciamoci pure l'ascia di metallo, dai. Abbiamo pure questi due vestiti, uno che difende dal freddo e uno che difende dal caldo. Per adesso mi sembra abbastanza inutile farli. Potremmo fare. Facciamoci pure questi che li teniamo dentro casa, no? Allora, intanto ci mettiamo questo al posto di questo, ci mettiamo l'elmetto più sus. Ascia di metallo la mettiamo al posto dell'ascia in pietra. Voglio vedere quanto distrugge gli alberi. Beh, mi fa, mamma mia ragazzi, provo 3-4 colpi letteralmente. Eccola, la balestra, io voglio provare la balestra. Questa mi incuriosisce tantissimo. Arco antiquato me lo voglio tenere, l'arco benefico lo possiamo levare. Vorrei provare pure la lancia in realtà. Guarda che figo l'elmetto, no, beh, siamo fortissimi ormai. Shota lo conoscete, che è l'unico shiny che ho trovato, che poi si chiamano Lucky Pulse. Mi sa che siamo pronti all'esplorazione, voglio provare la lancia, mamma mia. Che poi potremmo metterci pure lo scudo. Ah no, lo scudo è questo, no, non esiste lo scudo. Va bene ragazzi, direi di andare a fare l'esplorazione pazza. Potrebbe diventare un episodio molto divertente questo, sono abbastanza fiducioso. Allora, prima cosa che vedo, abbiamo sbloccato Panking, che io l'ho trovato dentro un uovo, quindi io andrei subito a eliminare lui. Questi cosi sono le note che tra l'altro devo ancora leggere. Andiamo assolutamente a catturare quel pinguino. Io volevo provare pure a uccidere il mammut, ma il mammut è al 38, è proprio troppo forte il mammut. Hanno messo il mammut, che è un palo assurdo, a inizio gioco, questa cosa è ammirevole. Per carità, ci sarà un modo per catturare quella sottospecie di mammut. E allora, sono 2 episodi che uscito da Elden Ring, perché effettivamente sembrano tutte cose uscite da Elden Ring. Cioè, abbiamo trovato la chiesa, che sembra la chiesa di Marika. Queste non sono le territorio degli uccelli glaciali, ma che cavolo? È un dungeon, non sembrano le celle dove ci sono i nemici forti di Elden Ring. È la seconda volta che dico Elden Ring in 2 episodi di Palworld. È abbastanza assurda questa cosa. Panking a livello 15. Quanto farà male secondo me la balestra un pinguino? Ah, ok. Capisco. Sì. La lancia quanto danno fa? Ok, la, sì, la lancia è una merda, ok. Ok. Ok, perfetto. Punto tecnologia presi. Carino. Ci sono pure i dungeon dove ci sono solo il boss. Carino. Sono quasi morto perché avevo il terrore ma non uccidessero, quindi. Allora, la lancia la voglio levare subito, perché la lancia mi ha deluso tantissimo. È veramente inutile la lancia, mi spiace. Mettiamoci di nuovo la mazza. Abbiamo una roba sus qui. Ah, eccolo. Sblocchiamo questo teletrasporto sus. Nox. È un pan nuovo quello? Che cos'è un Nox? Scusami. Pure questa è una citazione del Daring, Nox. Scusami, che cavolo di creatura è un Nox? Secondo me lo uccido? L'ho ucciso, ma non lo volevo uccidere, Nox. Questo mi sa di sciotto.
Devo andarci per forza con la mazza. Eh sì. Andiamo a raccogliere quella intanto. Molto bene. Allora, voglio vedere un attimo il Nox, che cos'era quel poveretto che ho ucciso con un colpo in testa. Ah, eccolo, Nox. Ah, è un volpino fichissimo. Era molto carino Nox. Mi sto accorgendo che di notte le vedo tantissimo queste sferette verdi. Di giorno non si vede niente. Dove siamo finiti? Ma questa è proprio un'altra regione? Che cavolo è sta roba, Cristia? Al 16, questo è fortissimo. L'ha uccido? Non l'ho uccisa. Cristia. Ah, le farfalline. Ok, va bene. Converrebbe però venire ad esplorare qua. Questa mi dà l'idea proprio di un'altra regione, quasi. Proviamo ad andare a esplorare da quella parte, eh? Vediamo questo punto che c'è. Guarda quanti pal strani. Tutti pal a forma di pianta. Floppy. Non l'ho uccisa, però l'ho stunnata. Ok. Ok, questi sono pal forti, eh. Oh! Dai, 50. Ok. Floppy. Guarda quanti pal strani. Questo che è? Robin Quill. Vabbè, tipo Robin Hood. Mazza, questo ha 24. Allora, stiamo trovando cose interessanti. Abbiamo trovato il grano. Possiamo fare il campo di grano. Aspetta. C'è una parte di me che vorrei provare pure a catturare sto coso. Ma mi dà l'idea di fortissimo. Qui ci andiamo un'altra volta. Però che dite? Quanto è forte secondo voi? No? Ok, lo prendiamo un po' a botte così. Che dite? Proviamo a catturare pure lui? No, no. Mamma mia. È un arciere praticamente. Robin Quill. Allora, qui la vedo difficile. Mazza, è durissimo questo. Ecco, ho paura di ucciderlo. Ok. Ok, 4%. Ai ai, questo è molto bello duro. 5. Cavolo, l'ho ucciso. C'è un altro? Fortissimo questo. Posso dire che odio la balestra? Mi sa che moriremo, eh? La balestra la odio. La balestra è veramente qualcosa di terribile. Sono sincero, mi ha deluso tantissimo la balestra. O non la so usare io, cosa possibile, perché si ricarica giustamente, quindi sono lento in culo, ho detto proprio brutalmente, capito? Forse è la prima vera morte da quando gioco a Palworld. Per un attimo pensavo avessi perso i pal e mi era arrivato a male, invece no. Ah, laggiù siamo morti. La mia intenzione è assolutamente catturare uno di questi cosi, di questi orribili cosi arcieri. Assolutamente non intendo mollare. Mi ha pure distrutto l'armatura quel coso. La balestra mi ha veramente deluso, devo imparare a usarla. Adesso lo purgheremo da lontano. Allora, lo distruggeremo così. L'arco è veramente superiore nella palestra, c'è partita. Tutto bene, tempesta, ce la facciamo a colpirlo? Questo è veramente un pal difficile. Aspetta. Non riesco. È veramente difficile questo. Ah, tra l'altro c'è una torre, vabbè, quasi quasi mi sbloccare la torre, almeno non devo venire ogni volta qui. So già come chiamarlo, se lo catturo, lo chiamerò Emilia. Chi è fan del Nasuverse per capire la reference. Diciamo che questa esplorazione pazza è andata bene fino a un certo punto. Ma non è una... scusami, ma... non è vero che c'è un checkpoint qui? Dov'è il checkpoint, scusatemi? Ok, aspetta un po', forse lo abbiamo trovato un escamotage sus. Questo qui è molto più facile, mi sa. Ragazzi, meno male che scappano. Perché se questi cosi erano pure aggressivi... la fine, veramente la fine. Vedi, eppure lui è aggressivo, vedi? Mi sa che mi ammazza. No, ma ragazzi, è di una cattiveria quell'arciere. E lì sta succedendo delle robe. Cioè, guarda che lì in gabbia c'è uno di quei cosi che io c'ho. C'è qui in versione aragialla, non so per quale motivo. Cioè, questo arciere è anche il primo palo aggressivo che incontriamo? È la mia impressione? Allora, il piano è recuperare la nostra roba e poi catturare quello lassù, che magari è più facile perché è in un punto migliore. Possiamo atterrare? Posso prendere la mia roba? Per favore? Allora, la situazione è problematica. Però io non mi mollerò fin quando non avrò catturato quella creatura. Questa creatura è dannatamente forte. È il primo pal forte che abbiamo incontrato. Progetto armatura, vendiamo tutto. Mi sa che questi cosi sono aggressivi. Cioè, qui c'è gente che sta facendo casini, incredibile. Vai, Shota, prendi.
Vai Shota. Questo che diavolo è sto coso? Cioè è la versione gialla di Queen. Dinossom Lux. Ah, è un'altra roba, non è lo stesso? La farfalla ce l'abbiamo, qualcosa ce l'abbiamo. No, io voglio assolutamente catturare uno di quei arcieri. Me ne vale il mio orgoglio da cacciatore di palle. Madonna, il danno di questa creatura è assurdo, fa un danno che è veramente assurdo sto coso. Però vorrei capire una cosa adesso, gioia mia. Però se io ho sbloccato la torre, perché mi devi far spawn? No, qui, vabbè, ripeto, lo cattureremo questa creatura, orribile. Comunque non è una zona adatta per noi questa. Cioè mi ha appena sbloccato un boss al 30, capite? Perché ho freddo? Adesso provo ho freddo? Dov'è la torcia? Io non so cosa sta facendo neve, però non promette nulla di buono. Io sto cercando di recuperare tutto. Che ore sono? No, niente, devo fermarmi qua. Ragazzi, cattureremo quell'affare, però è veramente tardi. Non posso catturarlo adesso, dovrei fare un altro episodio. Adesso mi aggiusto la roba e nel prossimo episodio cattureremo questa creatura. Lo giuro su neve che muove le orecchie, io catturerò quell'arciere. Fosse l'ultimo pal che catturo. Che il coso sia con voi e cattureremo questo arciere. Alla prossima.